Mini recensione e richiesta tramite donazione Patreon da Maria, che mi chiede di parlare del film autoprodotto indipendente di Stefano Lisci del 2016, Bar Mario. Un documentario molto particolare, che parla di una situazione particolare, di una famiglia particolare. Un documentario tragicomico in un certo senso, dove però l'umanità viene tutta fuori dei personaggi. Il film parla di un caffè che da 70 anni, al confine tra Italia e Austria, è appunto un bar ormeggiato fra le Dolomiti, visto che è un bar fatto a forma di nave che sembrerebbe appunto incastrata lì. E in tutto questo assistiamo alla storia di Marina, diciamo la proprietaria, che deve seguire il figlio 33 anni e deve seguire anche tutto il resto della sua famiglia, servire anche i clienti al bar. E il film è assurdo, ti fa vedere questo bar che è diviso semplicemente da una porta, da una tenda e dalla casa appunto dei nostri. E poi quindi un ritratto corale delle persone che vanno al bar, dei nostri protagonisti del bar, appunto dei nostri proprietari, di tutto quello che gira intorno a questo tipo di ambiente. Meravigliose sono le scene appunto in cui Marina accudisce suo figlio in modo così diretto, onesto, senza nessuna paturnia. Bellissimo il rapporto appunto con gli altri diciamo avventori di questo bar, splendido rapporto di famiglia, ed è riuscito Lisci a fare un documentario anche sulle diversità in maniera però per niente retorica, per niente piagnona. A me è proprio piaciuto, un bel documentario, un modo di raccontare una storia particolare. Si riesce a seguire molto bene, sembra quasi una fiction da quanto alcune cose sono così incredibili. Eppure ripeto, è un film dove i personaggi sono umanissimi, dove l'umanità, dove i litigi, dove le urla, dove il silenzio, dove le lacrime, dove le risate sono vere, la fanno da padrone, non sono mai messe lì a caso. Ripeto, nessuna voglia di santificare né pontificare da parte del regista, ma semplicemente documentare. Documentato attraverso però uno stile registico ottimo, una bella fotografia, un bel montaggio. E diciamo che i nostri protagonisti, pur non essendo attori, sembrano nati per esserlo. Ecco, perché sembra veramente una cosa assurda questa idea appunto di aver costruito questo bar in mezzo alle Dolomiti innevate, che appunto ha questa forma di nave, appunto che è anche la loro abitazione. Quindi che vi posso dire di più? Per me questo è un film da vedere. Se esiste il DVD metto il link qua sotto, se no contattate Stefano Lisci su Facebook, lo vedete se volete avere un DVD di Bar Mario, perché secondo me è una bella esperienza, una cosa particolare, un cinema italiano con lo documentaristico che sembra quasi andare a morire e che qui invece rinasce attraverso un piccolo passo, che pure è un passo da gigante, perché ripeto, parlare di situazioni come queste, anche di famiglie un po' particolari, di una situazione stramba come questa della nave e bar in mezzo alle Dolomiti, senza mai riuscire però a voler spingere il pedale né sul patetismo né appunto sull'urlato. Quindi per me veramente un film riuscito questo Bar Mario di Stefano Lisci, e ringrazio Maria per avermene fatto parlare.